Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere alcuni prodotti che ho terminato ultimamente qua, diciamo, in quel di Milano, nel senso che sono prodotti che io avevo già precedentemente iniziato e che adesso li ho terminati. Non sono tantissimi, perché quindi sarà un video molto breve, però vi faccio vedere quello che penso, quello che ho terminato e quello che penso di questi prodotti. Allora, abbiamo due prodotti per la casa e due per la persona. Allora, per la casa ho terminato questo igienizzante pavimenti di Amukina, eccolo qui, questo qua me l'aveva consigliato la mia amica Vale, e quindi ho potuto provarlo perché mi ero trovata alcuni prodotti di Amukina, non mi ero trovata bene, mentre con questo qua, che è di colore blu, quindi un bel blu, questo detersivo disinfettante, mi sono trovata bene. Mi sono trovata bene anche perché lascia una buona profumazione, fresco, di pulito. Qui c'è scritto igienizzante, non lascia residui, vabbè, senza risciacquo, rimuove germi e batteri. Infatti Amukina è sempre una garanzia. È la prima volta, tra l'altro, che appunto l'ho preso e devo dire che mi sono trovata bene. Adesso, avendolo terminato e avendo visto che stava terminando, ho preso un altro prodotto perché era valido anche quello, anzi super top, che era in offerta da Esselunga, quindi non sono andata alla Tigotà ma l'ho preso da Esselunga, quindi questo qua comunque è veramente valido. Sono un litro e mezzo e devo dire che mi è durato tanto, perché comunque non ne serve tantissimo la profumazione. Io non so se ci sono due profumazioni, io comunque ho preso la freschezza alpina, è proprio fresco come profumo e come si sente quindi quando lo si utilizza per i pavimenti. Purtroppo l'ho anche utilizzato per i balconi, vabbè, magari sprecato, li avrei potuto utilizzare qualche altro prodotto un po' più, insomma, non valido, o comunque magari dell'ammoniaca. Comunque questo qua mi è piaciuto. E sempre per la casa, non è proprio un prodotto, cioè sì, è un prodotto, questo tra l'altro è di un'altra marca, questo Air Max ricarica mangia umidità per un ambiente domestico sano, combatte umidità, condensa e cattivi odori. Eccolo qua, questo era una confezione grandissima, perché è una confezione di quei granellini che vengono messi nel contenitore per cercare di togliere l'umidità, ed è un 1500 grammi, quindi è durato tantissimo, anche perché devo dire che molte volte mi dimenticavo di andare a svuotarlo. Questa è la profumazione di lavanda, ma la profumazione si sente bella forte al momento, quando viene messa, quando viene aperta, poi non si sente più. Però io in casa la profumazione non la sentivo, e lavanda non mi sembra lavanda, però devo dire che fa l'effetto di togliere l'umidità in casa. Come mangia umidità? Ok, sì, combatte umidità, condensa, cattivi odori, questo non lo so, sinceramente non lo so, però io adesso tra l'altro l'ho terminato e dovrei ricomprarlo, o questo, quella l'altra marca che uso di solito. Questo qua me l'aveva regalato mio padre, regalato, perché era 2 più 1, quindi uno l'aveva dato a me e 2 pacchi se li era tenuti lui. E comunque noi li utilizziamo in particolar modo durante l'inverno, quando ci sono i caloriferi, quindi devo dire che sono prodotti veramente validi e comunque servono veramente tanto. Mentre, scusate se mi giro, per la casa, sì, per la casa, volevo dire per la persona, abbiamo terminato 2 prodotti. Allora, dico abbiamo perché questo qua l'ha usato, che adesso vi faccio vedere, principalmente, prendo gli occhiali perché non riesco a leggere, principalmente mio marito, perché lui è un fan veramente dei prodotti Balea. Allora, questo che cos'è? È riuscito a terminarlo perché lo alternava a altri shampoo. E questo qui è appunto, è di Balea ed è uno shampoo, adesso ve lo dico, ve lo leggo da dietro. Allora, da dietro nel senso che qua c'è la descrizione in italiano. Allora, Balea shampoo lenitivo con latte d'avena 200 ml per cute e capelli delicati, effetto rilassante e calmante. Valido come prodotto perché ovviamente l'ha terminato, l'ha usato principalmente mio marito, però è capitato che lo usassi anch'io e devo dire che è un buon prodotto. La profumazione è nel senso che non è che abbia una profumazione molto, si può dire, sì,
niente di particolare, però ha lavato molto bene i capelli, non li ha stressati, anche perché mio marito, avendo il capello corto, tende spesso a lavarli frequentemente anche l'inverno, e quindi questo è molto delicato e lui si è trovato veramente bene. Questo qua di Balea. E poi adesso dov'è che ho messo? Eccolo qua. Io ho terminato, credo che sia la seconda confezione, comunque l'ho terminata, adesso sto usando altre cose, questa crema per il viso di Oltre il Sole, eccola qua, è l'ultimo, no, uno dei, anzi devo dire che per la pelle, per il viso, è l'ultima crema che mi è rimasta. Questa era la crema seta, effetto seta, una crema comunque dalla profumazione veramente molto... molto molto piacevole, delicata, quando la... ci sono delle creme che anche se si mettono sul viso, che magari sono puzzolenti, può essere. Io ne ho una adesso che sto usando per l'estate, devo dire che la profumazione non è eccezionale, però è efficace. Questo qua, devo dire che era una crema che va bene per le pelli delicate, ma nello stesso tempo anche per le pelli mature. L'avevo presa appunto quando... facevo scorta o comunque mi dedicavo ai prodotti di Oltre il Sole, e quindi io la consiglio se qualcuno per caso fosse interessato. È una crema anche che va benissimo anche per le pelli di una certa età. Comunque è molto delicata, molto nutriente, non è grassa, almeno per quanto mi riguarda non è grassa, non ho sentito nessun fastidio mettendola, anche perché io odio la crema, le creme in generale, corpo, viso, quello che è, grasse e unte. E questa devo dire che mi è piaciuta veramente. Niente, questi sono dei prodotti che qua in questi vai e vieni da Milano Mare ho terminato. Spero che insomma questo video vi sia piaciuto e interessato, e io vi do appuntamento prossimamente. Buona giornata a tutti!